Bentornati. Oggi, 17 ottobre, noi ricordiamo Sant'Ignazio di Antiochia. Ascoltiamo. Ignazio crebbe in un ambiente pagano. Fu convertito in età adulta da San Giovanni Evangelista. Secondo la tradizione, nel 69 d.C. fu nominato secondo successore di Pietro, dopo Sant'Evodio, alla sede episcopale di Antiochia. Condannato ad Bestias durante il regno dell'imperatore Traiano, fu imprigionato e condotto da Antiochia a Roma sotto la scorta di una pattuglia di soldati, per esservi divorato dalle fiere. Nel corso del viaggio da Antiochia a Roma, scrisse 7 lettere alle chiese che incontrava sul suo cammino. In una di queste, rivolta ai Romani, chiedeva di non impedire il suo martirio, inteso come desiderio di ripercorrere la vita e la passione di Gesù. Com'è glorioso essere un sole al tramonto, lontano dal mondo, verso Dio. Possa io elevarmi alla tua presenza. Le sue lettere, oltre ad esprimere amore a Cristo e alla Chiesa, sono una finestra aperta per conoscere le condizioni e la vita della Chiesa del suo tempo. In particolare, nelle sue lettere appare per la prima volta la concezione tripartita del sacerdozio, vescovo, presbitero e diacono. Raggiunta Roma, dopo il faticoso viaggio, Ignazio subì il martirio nell'urbe nel decimo anno del regno di Traiano. Sant'Ignazio si trova in viaggio, non un viaggio di piacere assolutamente, è diretto verso la sua morte perché l'hanno catturato e condannato quindi a questa esperienza di martirio. Durante questo percorso, però, durante questo viaggio, scrive delle lettere veramente preziose e a Policarpo scrive: «Il grande atleta incassa i colpi e vince. Non ti abbattano coloro che sembrano degni di fede e insegnano l'errore. Sta fermo come l'incudine sotto i colpi. È proprio del grande atleta incassare i colpi e vincere. Dobbiamo sopportare ogni cosa per amore di Dio, perché anche Lui ci sopporti. Sii più zelante di quello che sei. Discerni i tempi. Aspetta chi è al di sopra del tempo, atemporale, invisibile, per noi fattosi visibile, impalpabile, impassibile, per noi divenuto passibile e che sopportò ogni cosa». Bella l'idea di essere un po' come l'incudine che sta sotto i colpi del martello. Una pazienza che noi non abbiamo nella nostra vita. Quando noi subiamo un torto, subito siamo lì che dobbiamo difenderci e porre ripari. Invece, questo grande consiglio che ci dà Sant'Ignazio è quello di aspettare, perché il grande atleta ogni tanto sa quando è il caso di incassare il colpo, di non reagire immediatamente, ma di far sfogare e esaurire l'energia all'avversario. E questo ce lo insegna Dio, il cui pugno del KO finale al male è stato poi la sua morte in croce, non di certo un atto di violenza. Custodiamo questi bellissimi insegnamenti e per comprenderli fino in fondo ci affidiamo all'intercessione di questo grande santo. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi.